C'è qualche domanda? Se no, se qualcuno vuole fare qualche... Quindi è chiaro più o meno per tutti? Io vorrei le soluzioni, le domande erano Sì, ma le soluzioni prevedono che tu faccia delle cose. Ripeto, la soluzione, allora, prima soluzione è sapere quello che tu vuoi. Questa è la prima soluzione. Quindi essere libera dai condizionamenti, questo devi decidere tu quello che vuoi, quella è la prima soluzione. È un lavoro che devi fare, perché se no andrai a chiedere in giro. E dipende da chi chiedi, ognuno ti dirà la sua, ma non sarà quello che desideri tu. Quindi questo è un lavoro che devi fare tu, cioè nessun pranzo è gratis. La seconda cosa è, diciamo, avere il coraggio di, se capiamo che c'è qualcosa che non ci piace, dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto quello che non ci piace, che ci dà sofferenza, e di promuovere quello che invece ci piace. Alla parte logica, perché, come dire, se a te ti piace quello che ti fa soffrire, vuol dire che c'è una dissonanza, una distonia tra la tua parte logica e la parte emotiva. Devi promuovere quello che ti fa stare bene. Per promuovere quello che veramente ti fa stare bene, devi essere in grado di darti delle emozioni. Darti delle emozioni cosa vuol dire? Non so, vai a vedere il film horror, fai qualcosa, vai a vedere. Cioè, adesso si torna sul morbo. Poi, una volta fatto questo, si può anche interagire sugli altri per migliorare le possibilità di interagire e quindi su degli altri. Cosa dobbiamo capire? Quali sono le cose fondamentali che dobbiamo capire quando incontriamo un'altra persona? Beh, dobbiamo capire se intanto se una persona è emotiva e iperlogica, è la prima cosa che dobbiamo capire perché i comportamenti sono completamente diversi. Da mettere in atto, dobbiamo capire se è una persona che si aggancia prevalentemente sul desiderio, sul possesso, dobbiamo capire quali sono i suoi valori e le sue credenze. Questa è un'altra cosa fondamentale, perché ognuno di noi si costruisce la sua realtà in funzione dei suoi valori e delle sue credenze. Se i valori di un'altra persona sono completamente diversi dai miei, è inutile che vado lì a, come dire, è molto difficile ricambiare le persone. Quindi ristrutturare è molto difficile. È come se uno si compra, perché molte persone fanno, si comprano una moto da strada e poi cercano di trasformarla e di farla diventare una moto da trial, che è quella lì che fanno i salti sulle pietre. Difficile, non ci riesci, comprati subito la moto giusta. Se vuoi uno fedele, vatti a cercare subito un fedele, non trovate un puttaniere e sperare per renderlo fedele, perché sarà molto difficile. Se vai a cercare il puttaniere e vuoi quello fedele, perché ti innamori, sei tu innamorato del tradimento. Cioè, se una persona ha l'ansia è perché è innamorato dell'ansia, se no non ce l'avrebbe. Allora, c'è una persona che vuole venire qua? Diciamo semplicemente un giochino di comunicazione non verbale. Sì.